7 e 5 minuti, martedì 21 luglio 2020. Buongiorno a tutti voi da Valentina Catoni, ben sintonizzati su 92.7 di Teleradio Stereo. Ragazzi, buon martedì. Io stamattina, uscendo di casa, andando verso la mia colazione, ero convinta fosse venerdì. Questo vi fa capire già benissimo l'andamento della giornata. Sarà meraviglioso stare insieme, ma intanto, finché siamo pseudolucidi, vi diamo il miglior buongiorno, il ben sintonizzati sulle nostre frequenze, a chi ci segue su 92.7 della modulazione di frequenza, a chi è in streaming dal sito teleradiostereo.it o tramite l'applicazione gratuita scaricabile per iPhone, tablet e cellulari con iOS Android, e chiaramente a chi ci segue al canale 611 del Digitale Terrestre, che salutiamo. Buongiorno a Paolo Rocchetti, prontissimo in redazione, che più tardi sarà con noi per gli approfondimenti di mercato. Buongiorno in regia ad Andrino Giordano. Solo dischi nuovi con Andrino, ragazzi, niente polvere sugli scaffali, niente mai never. Al mio fianco, come ogni giorno, dalle 7 alle 10, Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio. Ciao ragazzi. Buondì Valentina, Alessio. Eccoci, buongiorno, bentrovati. Come state, ragazzi? Beh, fuori mi sembra una bella giornata, quindi iniziamo abbastanza bene. Oggi dovrebbe essere caldo, di quelli proprio pesanti. Sì, Ma d'altronde il periodo che va da fine luglio a inizio agosto di solito è il più caldo dell'anno, quindi prepariamoci a giornate torride. Ma quindi Focene? Si va tutti a Focene? Andiamo. Vai a Focene tu? No, io di solito però so che Valentina frequenta, quindi infatti io... dai che tutti io lì voi ci andate. Ale va dall'altra parte insieme. Tu ce l'hai proprio al mare, tu stai per laghi, ristoranti. Sono bianco, sono tendenzialmente bianco quest'estate. Rispetto al tuo, sì. Rispetto ai miei standard. Perché deve arrivare la tua estate. Deve ancora arrivare il mio momento, caro Andreino Giordano, a cui do il buongiorno. Andreino. Io parlo Franco stamattina, anche voce. Pari Franco. Dormi un quarto d'ora. Franco Catoni. Buongiorno Franco. Che tragedia, ragazzi. Buongiorno. Una giornata veramente faticosissima. Questo è Franco. Ma meno male che ci siete voi, insomma, no? Ecco, per fare quelli seri, lucidi, bravi, organizzati. L'aneddoto del mattino. Io stamani ho accompagnato mio padre al lavoro. Tra l'altro ne approfitto, visto che lui lavora nel settore turistico, mando un grande in bocca al lupo a tutti coloro che purtroppo da mesi non stanno lavorando in generale, ma poi specialmente in questo settore, che è specialmente a Roma, ragazzi. È stato completamente ucciso dal coronavirus, quindi mio padre lentamente sta riprendendo a lavorare. Non sappiamo onestamente neanche con quali prospettive, però intanto un gigantesco in bocca al lupo a tutti coloro che lavorano nel mondo della ristorazione, degli hotel a Roma, che sappiamo, no? Vivono di turismo e in queste ore, in questi giorni e in questi mesi sono letteralmente a terra. Quindi però lo accompagno al lavoro e alle 6:30 di mattina uno si aspetta un viaggio fatto di silenzi in cui si gode anche, no, la prima luce del giorno. Invece mio padre 30 domande su domande. No, ma io, voi che tipi siete la mattina? Cioè, è vero, noi facciamo trasmissione, quindi siamo un po' un'eccezione. Però di solito quando non lavorate, ma ve state zitti o fate 3.000 domande? No, 3.000 domande no, ma poi dipende, cioè se ti svegli da solo. Ma se il pur parler alle 6:30, ma vogliamo evitarlo o no? Vabbè, ho capito, ma se svegliamo condivisivo, ma che cazzo è povero Roberto, ero contento, tornare al lavoro. Che polemica è, scusate? Lo so. La polemica contro il padre. La polemica del 21 luglio. Hai capito? Contro papà. Assolutamente no, peraltro no, assolutamente, però sono molto contento di accompagnarlo, però sai, 1, 2, 6, 29 domande, dici ma com'è possibile? Però noi comunque un grande in bocca al lupo. Beh, però dipende anche dal tipo di domanda, nel senso che su cosa virtivano, diciamo, i dubbi. Su cosa virtivano? Allora, non erano domande, come dire, sociologiche, non erano domande di netta difficoltà, quindi erano domande più che altro sulla quotidianità, su cosa fai dopo, ma dove vai, ma questa roba la lasciamo nel bagagliaio o te la porti a casa? E stasera vai a cena? Ma stai a cena, sì o no? Sei e mezza, papà, tutte insieme effettivamente. Stiamo andando al lavoro, siamo entrambi stanchi, non siamo contenti di svegliarci alle 5:40, quindi andiamo a lavorare, basta. Diciamo che ecco il pur parlare. Tuo padre va a lavorare, chiacchierino, tu, va pure bene. Vado a occupare il posto, diciamo. L'elenco di domande stile Digos forse è troppo. Sì, forse Digos style. Capito? E se mio padre fosse un agente segreto? Hai capito? Ma vi ecco tutti i giorni, oggi ho dovuto rincoglionire. Franco oggi parlo Franco, Franco Turre. Oggi parlo Franco Turre. Ora, ragazzi, decifrate questa frase. Sono soltanto le 7-9 minuti. Sarà molto dura arrivare alle 10. Così a naso. No, so peggio di Piero oggi, Franco, ragazzi. Male. Pierino, aiuto, mai posseduta. Tanto lo vedo. Detta così. Tra l'altro giocherebbero tutti nel loro ruolo. Sì. Ormai Piero dipinto come un animale in difficoltà.
le nostre imitazioni. Una bestia alle prese una crisi. No, io però vorrei sapere chi dice la verità. La verità, non lo so. Chi dice la verità? Chi può dirlo? Secondo me la sostiene Paolo Rocchetti, che vedo giunto in redazione con grande entusiasmo. Ma è gonfio come ieri? Rocchetti. Lo vedo qua dai 5 e mezzo. Lo vedo più o meno gonfio. Perché sta qua dai 5 e mezzo? Perché sta a preparare tutto. Motivo? Motivo? Senza perché lui prepara il lavoro, è una persona, è l'unica persona seria del nostro spazio. Mica romperà le scatole ai procuratori, agli intermediari alle 5 e mezzo del mattino. Ma secondo me Yozzo Palace sì, eh? Ah, Yozzo Palace. Yozzo. È il migliore amico di Paolino. No, però veramente, ragazzi, Paolo è rimasto l'unico, forse l'unico, l'unica roccaforte di professionalità all'interno di questo spazio. Però anche il nostro Fabio Canfora, non dispiace. Caspita, Fabio Canfora è la persona più seria e rispettabile, direi, dell'etere. Ieri, peraltro, ho visto pubblicata sulla nostra pagina una foto emblematica di Fabio Canfora. Sì, no? Che credo ci denuncerà quando scoprirà che abbiamo utilizzato una sua foto. Però, se vabbè, solo dai, sfogliasse. Fa parte ormai del nostro gruppo, quindi possiamo utilizzare anche delle sue immagini. Ormai possiamo concederci anche, possiamo dire, anche compromettenti. Ne ho alcune. Vabbè, stava lavorando. Adesso, no, quella poi. Da pubblicare, certo, dici? Certo. Ne ho alcune che fra poco tirerò fuori a tempo debito. No, scherzo, ovviamente. No, dai, Fabio. Salutiamo Fabio Sandro Diaspora, che sarà con noi alle 9 per parlarci. Pensate, un argomento inedito: lo stadio. No, ragazzi, ieri, mamma mia, ieri ennesima speranza. Beh, ho buttato capito. Ieri, così proprio. L'ho detto. Io sono arrabbiato con la Raggi, Virginia. Ma adesso calma di subito. Querela è 7:12, mi pare troppo. Posso, Virginia, perdona. Posso essere arrabbiato con la sindaca? Sì, ah, no? Sì, arrabbiato, sì, ma vabbè, dai, dici. No, no, la risposta era no. Io mi dissocio preventivamente. No, comunque. Vabbè, ma sì. No, vabbè. Cioè, io gli manderei Juric la mattina. Immaginate. No, c'è il sindaco, allora c'è qua, c'è 74 cose da fare. C'è qua, prima cosa su tutte, stadio di Roma. Prima cosa su, no, cioè, non mettereste altre priorità, non ci sono. Stadio di Roma, cioè, qui sono a 12 anni che travaliamo, 12 anni che stiamo qua. Cioè, serve risposta definitiva, punto, basta. Cioè, spacco bottiglia? No, non c'è bisogno, siamo in Campidoglio, Juric. Abbassi quella bottiglia, Juric, la prego. No, grazie. Però potrebbe essere una bella idea mandare Ma che Juric. Bella idea, minacciare la Raggi. No, dico mandare Juric come mental coach, diciamo, come motivatore, ecco. Beh, no, diciamo, Alessio, che potremmo fare questa triade. Alla Juric come, diciamo, parte violenta del trio. E poi c'è una parte istituzionale, che è quella rappresentata da Italo Zanzi. Buonasera, Sindhi. Ecco, perfetto. Buonasera, Sindhi. Passo avanti. Eccolo. Molto importante. C'è Nio. C'è Nio. Buonasera, Valeria Rocci. Per noi questo è una cosa importantissima. Quindi diciamo, buonasera, dottoressa Valeria Roggi, grandi di questa grandissima città che è Genova. Sì, no. Grande, buonasera, grandi. Vogliamo dare una, come dire, una gelerata a questi grandi progetti di stadio di Foggia? No, guardi, intanto siamo a Roma. Genova, stadio di Foggia, fantastico. C'è una piccola comunque contraddizione. Un po' di confusione. Vabbè, e poi la parte finale, quella diplomatica, quella che poi porta a termine la trattativa, Claudio Ranieri. Beh, eccoci qui, siamo pronti. Io sono molto carico, anche perché 74 partite in 10 giorni, siamo pronti, c'è il derby alle porte, un derby molto sentito, questo Samp Genoa, un derby che sarà pieno di persone allo stadio. Ecco, io sono convinto che con questi tre uomini lo stadio già sarebbe realtà. Ci sarà lo stadio strapieno de mosche. No, che de mosche, se la ride Ranieri, lo stadio a San Sabba avrebbe fatto Claudio Ranieri. Beh, perché nello stadio avrei riportato in auge Campo Testaccio, nel quale io ho giocato, peraltro, quando ero giocatore della Roma. Certo. Ricordiamo che io ho 84 anni. Catherine Deneuve. Continua a ridere sguaiatamente il nostro ride di gusto, però. No, ridiamo noi perché è ufficialmente finita la favola della Lazio. No, aspetta, non è ancora. Dai, Alessio, non è... dai. Dai, se Juventus, Inter e Atalanta le perdono tutte e la Lazio le vince tutte, la Lazio vince lo scudetto. Sentiamo solo risate in sottofondo. No, più che altro non si è avverata la profezia di Alessio, bensì la grattata. Che cosa? No, beh, tu mesi fa dicesti. Io? Sì, la Lazio avrebbe vinto sicuramente lo scudetto. Quando? Beh, l'hai sostenuta questa tesi mesi fa. Tra l'altro con grande onestà. No, adesso veramente a parte tutto, no? Sì. So
di non essere originale, ma ci hanno rotto le scatole per settimane, per mesi. Trovi? Volevano riprendere sto campionato perché erano convinti di portare a termine questo, questo percorso trionfale. Volevano vincere, ma diciamo che in 8 giornate sono passati da meno 1 a meno 11 in classifica. Loro volevano vincere, ma Alessio, volevano vincere, ma non hanno vinto. Si sono attaccati al mazzo. Mister, stia calmo. Comunque... oggi dobbiamo rifare i pronostici. Vale. Comunque è un mese che stavano avanti così. Oggi tocca rifarli. Ma oggi tocca rimanere le formazioni. Sì, pensate. Punto. Finché non è finito. Si gioca tutti i giorni. Mancano 4 giornate. Quindi non è che ogni volta dobbiamo ripetere. No, più storie. Che altro, Alessio, scusatemi. Il sogno Champions per la Roma è vivo o no? No. Ecco. Pensa. La stessa distanza che c'è tra Lazio e Juventus. C'è tra la Roma e la Lazio, quindi non è che possiamo stare lì. No, assolutamente. No, noi siamo consapevoli del fatto che il campionato della Roma è e rimane purtroppo deludente. Certo. L'obiettivo era quello di entrare in Champions. Evidentemente non ci riusciremo. Però, visto che no, quando noi veramente si arrivava vicini allo scudetto, quelli là ci prendevano in giro perché annacce vicino, conta solo a boccia. Ecco, qui manco vicino ci andate, quindi proprio lontani. Siete proprio lontani. Quindi. Sì, no, peraltro. Secondo me fa anche sorridere vederli a una posizione da noi nella loro miglior stagione post 2000 più o meno, quindi mi fa molto sorridere, mi ricorda anche la differenza di dimensioni che fortunatamente... Intanto scusate, ma io ne approfitto perché... Che cosa? Fare cosa? Che? So che non dovrei dedicare, diciamo, degli spazi personali in questa fascia chiaramente radiofonica. Chiaramente però, scopriamo un po' di Nardo, l'intimo di Nardo. Però possiamo dire che da stamattina è aritmetico. Che se hai vinto il fattacalcio? Sì! Hai capito. Ma il nostro? Se non sbaglio mancano 3 giornate e sto a più 12. Ah, 3, non 4? No, sto a più 10. Più 10. Chiedo scusa. Più 10 che matematicamente. E mancano 3 giornate. Sì, quindi. Sì. Se l'hai portato a casa, Nardo. Dovrebbe essere aritmetico. Se la matematica non è. Altro non è un'opinione. Grazie a un grande girone di ritorno. Però ricordiamo che c'è ancora la finale di Coppa. Che ci giochiamo io e te? Quindi andate e ritorno. Ma tu potresti fare doblete addirittura. Tu potresti, diciamo, darmi una piccola amarezza. Beh, speriamo. Io da esordiente me la porterei a casa volentieri questa vittoria potrebbe essere. Io così. Però sto ancora lottando per il secondo posto, anche se è dura. Però qui che fa Cordaro. Siete ancora in lotta. Sì, siete ancora in lotta per il secondo posto. Che ha fatto Cordaro? Ma in tutto questo, Cordaro ha perso. Io ho vinto. Godo. Quindi io vado a più 10 sul secondo. Ma ha sconfitto da Paolino Cordaro? Sconfitto da un grande, da un eroico Paolino. Perché tu volevi l'impresa del buon Paolino e te l'ha portato a casa. Anche perché ero convinto di perdere tutte da qui alla fine. Invece devo dire che i miei ragazzi hanno estratto dal cilindro un grande. Ricordiamo Paolo di origini brasiliano calabresi. Questo incredibile. Tra l'altro, approfitto per chiedere in diretta a chi? A Lucio, non so se ci sta ascoltando. Addirittura Lucio. Lucio, ma alla fine della Viena. Quanto si intasca il primo? Io non mi ricordo. Credo fosse una bella cifra. Addirittura. A me mi sembra che non abbiamo mai fatto. Ma infatti mai. Cioè, dico la verità, non mi ricordo. Tu poi dormivi, quindi forse c'è poco. Io ero sveglia, ti giuro che nessuno 8. Ha parlato dei soldi. Siamo 8, quindi 800 euro si porta a casa Alessio Nardo. Certo, gli dai te. Io mi ricordo solamente che tu, prima ancora di cominciare, hai detto: ma si può fare di meno? Ma di meno di quanto? Che non abbiamo detto niente. No, io ricordo. Comunque lui voleva fare di meno. Io proposi di meno in quanto esordiente. Ma meno di cosa che non era stato detto niente? Ma è questo che mi fa ancora ridere oggi. Qualcuno avanzò una proposta, secondo me, terrificante. Addirittura mettere 100 euro a testa. Ma dove? Che comunque no. In tempi di crisi. Si fa sempre non quest'anno, ma tradizionalmente fece una polemica preventiva, quindi 100 sicuramente non era. Io lo dico, ho fatto il pulciaro durante l'asta, ho detto facciamo de meno per poi rosicare per tre quarti d'annata perché stava vincente, quindi grande onestà, dissi a tutti quanti, per me è il primo fantacalcio e una piotta non ce la butto. Io dissi, è vero, ce l'ho visto agosto, quindi penso. Io metterò di meno, insomma. Poi parliamo anche con l'agenzia delle entrate, ne parliamo con tutti quanti, con Equitalia, voglio tutto in regola. Sì, voglio la fattura. Che fa te, che sei insolvente, semmai io non c'ho niente da dire. Volevo salutare un saluto agli amici di Equitalia. Salutiamo tutti. Questo saluto. Comunque, ciao. Paolo, non ho sentito la tua polemica. Se puoi ripeterla, tenterò di riportarla in diretta. Paolo, sono morto di fame, sostiene Paolo Rocchetti. Questo, ecco. Che tra l'altro
sostiene, guarda, in maniera contraria a quello che dice Alessio. L'unica cosa che non è Cotumaccio è un morto, morto di fame, fame. Perché cioè, si vede, riescono dalle mutande. Ma ricco possidente, lui. Se si gira, adesso possiamo ammirare sul, sul 611 le, proprio il soldo che gli esce dalla mutanda. Guarda, proprio... che tra me e Riccardo abbiamo due facce. Proprio... L'unica cosa che non messi male stamattina. Ma un crollo proprio di quelli brutti. A me mi ha messo bianco stamattina. Che cosa mi succede? Sarà che vabbè. Tu sei detto da solo comunque. Io prossimo weekend è Dubai, Alessio, tanto per comunicarti la mia prossima vacanza. Ma ci porti un souvenir? Certo. Ma cioè, tu dici sempre certo, no, c'è un sacco di cacchiate. Parla questa con questi souvenir, ma non ho capito, ma non mi si fila mai nessuno. Cioè, ma sì, ha detto che da ogni Milano... volta che uno capito, esce da Roma, porti il souvenir. A te infatti non ho mai chiesto. Aia. Tu non esco da Roma. Perché Alessio non esce da Ponte Milvio. Mai uscito io dalla mia zona, quindi. Dalla sua comfort zone. No, comunque sì, proverò a portartelo. A Milano non ho avuto tempo, onestamente, di andare a prendere. Hai da pastrugnare, capito? Sì, ho più che altro pastrugnato. Come? Che verso è? Cos'era poi? Non lo so. Totalmente decontestualizzato. Vabbè. No, io volevo dare buongiorno anche prima di entrare nelle tematiche al maestro, se è con noi, maestro. Buongiorno. Ah, buonasera. Come sta, maestro? Ma ha visto la sconfitta della Lazio ieri? Vabbè, niente. La sconfitta della Lazio. Perché non sintonizzano meglio questa sessione radiofonica? Maestro, la sconfitta di. È un pura marca Voxon, Salvatore. Quindi... Ma non funziona. No, è un essere umano, guardi. Salvatore è un maggiordomo, è un pura marca Voxon. L'ho preso da questo disagiato. Che... Ma quindi è un robot. Da questo Paolo Rocchetti che mi suggerivano. Ma sei tanto bravo, perché non se lo prende lui? Paolo, rispondi. Abbi il coraggio di rispondere a questo quesito. Comunque, come sta, maestro? Ma io sto molto bene, anche perché ieri sera vedevi, no? Grazie a questa parabola. Sì, parabola. Sì. Perché interrompono Salvatore? Parabola si dice, vabbè, comunque prosegua. Vedevano questa partita di calcio. Sì. Juventus Tre Fontane. Ma che partita è? Quale ha visto, scusi? E c'era questo grande attaccante, questo Caicedo, l'ha detto bene prima. E ha giocato, non ha strusciato una palla, capito? E su questo Immobile anche si è lamentato moltissimo. Mamma mia, che disastro. Non mi fate parlare, Vabbè, no, la lasciamo stare. Sono state tutte la vigilia della partita a dire a questo fedente allenatore che teniamo qua. Non mi mette vicino quelle, non da stuppare una palla, è proprio negato, mister. Non l'ha presa. È negato, quello insiste, mi mette Caicedo vicino, ma io non posso giocare, ma giochiamo in 10 con Caicedo. Ma chi è Caicedo? Caicedo. Ma sì, insomma, è stato alla fine un episodio, insomma, sapevamo, era una partita difficile, giocavamo con un ragazzino della primavera, insomma, è giusto dare spazio a Caicedo. No, ma non è della primavera Caicedo, Inzaghi. Ma che cosa dice questo? Caicedo c'ha 74 anni, ma quale primavera? Mamma mia. Beh, non se la passano benissimo. Sono state raggiunte in classifica marcatori da quelle lì, capite? Da questo sconosciuto. Cristiano Ronaldo, ma chi Immobile. È questo? No. Ma io non lo conosco. Ma questa è una giocata che è spuntata fuori quest'anno. Questa. No, sono un po' di anni in realtà. Che... A fine partita mi è anche venuto a salutare perché ha visto uno più forte di lui. Però ho detto: ma che come fa? Ha fatto 30 gol? Ma non sei capace, sono più bravi di te. Mamma mia, hai sentito invece quanti gol ha fatto? Una decina. Caicedo non lo so, Caicedo diversi. No, Caicedo. Caicedo non saprei. No, anche Caicedo qualche gol l'ha messo. E buonasera a tutti quanti voi. C'è pure Sarri. Mi avete sfrantumato i coglioni perché dicevate tutti la Juventus e vinceva il campionato e invece l'abbiamo vinto. Vabbè, comunque la peggior Juventus negli ultimi 9 anni. Ho battuto un record importante e sono molto contento di questo. Ieri durante i 90 minuti con la Lazio ho estratto dal mio naso 1454 accoli. Chiediamo scusa per l'immagine. Schifo. E non mi era mai capitato in tutta la mia carriera. Guardi, va bene, grazie Maurizio. Ecco perché a un certo punto sono ingiambate sulla fascia laterale. Era una caccola di Sarri. Ma che mostro. Spiace per questo inciampo, insomma, Ciro. Spiace.
E niente, qua spiace per tutto. Va bene, è tutto molto bello e fantasticamente noi andiamo, io credo, al nostro primo consiglio della mattinata, così magari riportiamo tutto quanto su un piano più carino e torniamo ad invitarvi sabato prossimo, il 25 di luglio, dalle 10 alle 13.30 da Valentino. Ora ricomincio così non mi mangio tutte le sillabe. Quindi questo sabato 10, 13.30 da Valentino in via Prenestina 911, altezza Tor Sapienza, saremo tutti quanti lì, venite a trovarci, vi aspettano tantissime promozioni tutte per voi, sarà un'altra bella mattinata da trascorrere insieme, insomma, per chiacchierare della nostra Roma e non solo, prima di andare magari al mare, a pranzo fuori o da qualche altra parte. Fatevi un giretto, Valentino è una realtà bellissima, un ospite, padrone di casa pazzesco che vi ospita sempre nella migliore delle maniere, e noi avremo modo di chiacchierare ed abbracciarci sempre con la giusta distanza. 10, 13.30 sabato 25 luglio da Valentino in via Prenestina 911, altezza Tor Sapienza, mi raccomando non mancate. Oh, eccoci qua, primo consiglio, primo invito per lo più, ci piace cominciare con gli inviti, questo è molto bello, l'abbiamo portato a casa e ci piace sempre, sempre molto, ragazzi. Comunque, dopo il break magari parleremo un pochino di come si è messo sto campionato in maniera anche più seria, al di là dello spiazze, e faremo qualche piccola riflessione, visto che tanto si torna già in campo, quindi siamo già di 35esima giornata, quindi oggi dovremo riassumere un po' tutto, andare avanti col tempo. Sì, si va veloci. Oggi avremo modo di commentare anche la prossima gara, la prossima giornata di campionato. Sì. Ci abbiamo verso, direi, un entusiasmante SPAL Roma, proprio una cornice entusiasmante, che sì, sarà proprio delle migliori, però dai, è importante chiuderlo bene, no, questo campionato, e proteggere il quinto posto in classifica. Sì, poi tante cose da dire, pronostici, sempre dai, comunque dai, io un po' ci sto pensando in questi giorni. A cosa? Dico una cosa assolutamente impopolare, sì, che verrà contestata e criticata da tutti praticamente, uh-huh, però a me sto campionato estivo un po' mi mancherà. Te posso dire la verità. Attenzione, vabbè, perché comunque l'estate fine... spesso è un momento un pochetto di noia, no? Se vogliamo. Beh, è un momento, sì, di attesa. Di solito parliamo di tiri estivi, di amichevoli, eccetera, eccetera. Invece questo, sai perché un po' mi mancherà? Perché facendo tutti gli scongiuri del mondo rimarrà un unicum, perché non credo che rivedremo mai più un campionato estivo con partite, con 12 partite, 12 giornate con partite ogni 3 giorni. Quindi comunque è stato un evento unico, un evento speciale, un evento che non si verificherà mai più, credo, nel futuro. E quindi un po' da questo punto di vista mi mancherà. Alla fine mi sono divertito. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto De Zerbi qualche giorno fa dopo Cagliari Sassuolo. Lui ha detto proprio in maniera proprio onesta e sincera: io mi sto divertendo. Tutte. No, ma al di là dei risultati, io mi sto divertendo, questo è il mio lavoro, ho partito ogni 3 giorni, io mi sto divertendo da professionista, anche da appassionato di questo è sport. È bello ed apprezzabile. Io mi sto divertendo, quindi sai, un pochino mi mancherà, poi per carità, fine del campionato, ci saranno le coppe europee, quindi sarà tutto un agosto di calcio, ha voglia ancora a partite. Ci fermeremo soltanto dopo la finale di Champions League del 23 di agosto. Esatto, tra l'altro stop molto breve per poi riniziare quasi subito. Non sappiamo ancora effettivamente, non abbiamo la certezza su quando riprenderà il campionato. No. Se non si finisce il campionato andremo in tribunale. Oh, pensa che era meglio, eh? Ciao Alex by One. Grazie Paoletto, grazie dalla dritta dalla giocata. C'hai il caffè pagato. Grazie. Buongiorno ragazzi, io vi faccio una domanda e spero che la possa fare a ripetizione stamattina il vostro Ciro Immobile. Qual è il nostro obiettivo, bestia? Buongiorno ragazzi, Luca da Terracina Giallo Rossa. Oggi una citazione tolta dal mondo del cinema. Ehi, tu, laziale, why so serious? Why so serious? Spiazze! Il Cavaliere Oscuro, Christopher Nolan, parliamo di un capolavoro, e questa era Joker, Valentina. Assolutamente sì, assolutamente. Joker sì. Che imita Simone Inzaghi, stiamo a livelli inarrivabili qua. Veramente, noi proprio. Ma beh, male male o bene bene, non lo so. Secondo me bene bene stamattina, sì, anche sulla nostra pagina campeggia una foto così emblematica nei confronti del mini popolo biancoceleste. Vabbè, ci può stare. Detto questo, è online il post, finalmente, dopo mesi di attesa. Mesi? Mesi. Da parte di tutti. Mesi? Mesi di attesa. Ragazzi. Beh, io ho i brividi. Un giorno può durare tantissimo. Un momento ragazzi, incredibile. Tantissimo. È una domanda che io personalmente mi sono posto ieri sera. Sì. E la poniamo anche a voi. Ma secondo voi. Poni. Io pongo, poi insomma fate hobbies. Ma ti piaceva il pongo da piccolo? Da morire. Bello, bello. Da morire. E io impazzivo anche, questo forse l'ho già detto mesi fa,
per la ragazza cinese dell'albero azzurro, la quale modellava queste palline di pongo rendendole delle figure straordinarie. Modellava le palle, insomma, no? Le palline, Alessio. Le palline. Scusa. Insomma, modellare le palle adesso. No, modellava le palline. Le palline di pongo. Di pongo, di questo pongo. Programma Rai favoloso di nome, certo, L'albero azzurro. Che programma. Detto questo, secondo voi la Roma arriva quinta o no? Calla, ma tu veramente hai fatto questa domanda? Sì, assolutamente. Sì, l'ha fatta. Sì. No, vabbè. Fatto questa domanda che tra l'altro creerà, come ogni mattina, grande interazioni. Insulti creerà, credo. No, insulti dubito, dai, perché insultarci? Vabbè. Scusa, è una domanda lecita. No, secondo me la domanda poteva essere una domanda lecita. Fareste un consistente turnover a Ferrara? Vabbè, la facciamo domani. Vabbè, facciamo la domani, infatti. Ce la facciamo a farla domani, no? Ma certo, la giochiamo domani. Abbiamo già il post per domani, quindi, grazie Alessio. Grazie. No, oggi è più di carattere generale, no? Io me lo chiedo, comunque con Milan e Napoli a -2... Non è facile portarla a casa, però credo che la Roma di queste ultime gare abbia dimostrato di meritarlo il quinto posto. Però chiaramente deve tenere a bada due realtà che quest'anno stanno facendo molto bene. Ha quindi dimostrato sicuramente di poter essere in grado di difenderlo fino alla fine, cosa che era abbastanza in discussione sino a qualche partita fa. Insomma, la Roma vista in quel terzetto di gare Milan-Udinese-Napoli era una squadra veramente a pezzi dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, la squadra sembrava completamente scarica. È stato bravo Fonseca a rimettere in piedi un qualcosa di credibile, di serio e di competitivo, perché in queste ultime partite la Roma sarà sicuramente, ha fatto delle buone partite, ha fatto delle buone prestazioni con l'Inter. Io ripeto, la squadra mi è piaciuta, poi purtroppo abbiamo buttato via tutto con quella fregnaccia, se può dire, di Spinazzola all'ultimo. Però è stata una buona partita giocata contro una squadra che era data da tutti come molto più forma della Roma, molto più forte, molto più competitiva. Mi sembra che no, siamo andati molto molto vicini a batterla questo squadrone di Antonio Conte. Quindi è una Roma che adesso si è rimessa in carreggiata, vede ovviamente, intravede l'impegno contro il Siviglia, e quello è l'impegno cruciale da affrontare al 100%, ma queste quattro partite sono convinto che verranno affrontate comunque con serietà. Tolta la gara di domani, che ovviamente non è una gara particolarmente affascinante, perché affrontiamo l'ultima in classifica, peraltro già aritmeticamente retrocessa, quindi sarà anche un test poco probante, anche se poi sono quelle partite che possono nascondere delle insidie. Però onestamente non mi aspetto un incidente di percorso, sarebbe molto grave non vincere domani la gara contro la SPAL. Le ultime tre saranno invece partite estremamente credibili e test impegnativi, perché Roma-Fiorentina, è vero che la Fiorentina è salva, ma è comunque una squadra di grande qualità e può essere una partita difficile. La trasferta contro il Toro, storicamente, anche se il Toro di quest'anno gnazzica, ma la trasferta contro il Toro non è mai una partita semplice per la Roma. E poi chiuderemo contro la Juventus, che immagino sarà già aritmeticamente campione d'Italia, ma non credo che andrà a regalarti niente. Quindi è un campionato da vivere fino in fondo con interesse, preparandoci psicologicamente all'impegno del 6 di agosto, che è un impegno molto duro, perché affrontiamo una squadra che, ricordiamo, è imbattuta da 17 partite. Sì, infatti c'era anche un ascoltatore su Facebook che ci scriveva: ma lo vogliamo dire che se vinciamo l'Europa League arriviamo alla CEP? Sì, ho capito, arriviamo intanto al 6, giochiamo col Siviglia, ma pensiamo al resto. Mi sembra passo alla volta, da regolamento, diciamo, da regola, abbiamo detto più volte, anche però facendoci una risata a margine, perché insomma è tutto molto complicato e quindi cerchiamo di andare un passetto alla volta. Beh, e qua, inevitabilmente e qua si fatica pure con, no, con stiamo, qua a spalla. Stiamo caricando questa ora, gara qua Roma-Siviglia, in una maniera pazzesca. Io non lo so, io non vorrei andare contro un muro, cioè proprio esatto, frontale, non, no, è che la stiamo, non è che la stiamo caricando, no, non la stiamo solo aspettando, oggettivamente la si sta anche caricando, dai, ragazzi. No, è oggettivamente un appuntamento importante, bello e prestigioso, perché no, per caricare intendo poi aggiungere, no, considerazioni come questa, no? Ma poi se arriviamo in finale, ma se la vinciamo, ma se andiamo avanti, pensiamo a Roma-Siviglia, perché ragazzi già è tosta, cioè, per me il Siviglia è favorito in questa, ma certo, in questa che è favorito, non c'è dubbio, lo è. Quindi insomma avviciniamoci con modestia, con i piedi per terra, e vediamo. Poi la Roma ha tutte le carte in regola per provare a fare il colpaccio, chiaramente. Poi però andando avanti troverebbe anche lo United, cioè io che l'Europa League, le carte in regola, per me se passa, no, i turni o United, no, l'ho detto, andando avanti incontrerebbe lo United, certo, anche se lo United andasse avanti, ma mi sembra scontato. Ma il percorso è difficilissimo, molto complicato. Ma è ovvio, ragazzi, parliamo comunque dell'Europa League, che quando la competizione, che quando arriva poi agli ottavi e ai quarti, diventa, non dico lo stesso livello della Champions, ma poco ci manca, quindi per forza, perché non è che possiamo pensare di vincere una coppa battendo il Molfetta
Esiste il Molfetta? Beh, forse sì, ma non arriva in Europa League, insomma, non è un caso. Bitonto. Bitonto. Capito? È chiaro che per alzare una coppa bisogna anche battere squadre forti. Secondo me questa Roma qui, quella che abbiamo visto nell'ultima gara contro l'Inter, ha qualche chance in più di giocarsela alla pari col Siviglia e di provare a passare il turno. La Roma di qualche giornata fa era una squadra impresentabile. Ma infatti queste ultime gare ci faranno capire quale delle due Roma sarà quella reale, quella che andrà a giocarsi questa gara importantissima contro gli spagnoli. Io continuo a sperare, non perché ci si debba per forza affidare a un uomo solo, attenzione, perché poi conta la squadra, non è mai soltanto certo. Un giocatore, però io continuo a sperare che possa esserci il tempo a disposizione per rimettere, non dico al 100%, ma almeno a un buon 80% Nicolò Zaniolo. Spero che possa magari giocare titolare, non lo so, a Torino contro la Juventus, a fare la prova generale per la gara del 6 agosto, perché avere o non avere Nicolò Zaniolo quella sera farà tanta differenza. Ragazzi, ci si gioca la stagione in 90 minuti e quindi bisogna cercare di presentarsi a quell'appuntamento nelle migliori condizioni possibili, e avere o non avere Zaniolo fa tutta la differenza. Perché già dovremmo purtroppo sopperire alla mancanza di Veretù. Esatto. Quindi questo mannaggia. Questo non è poco, raddoppia. Perché in questo momento è uno non dei è più efficaci, ragazzi, è più costante. Terribile quella di Veretù. Sì. Soprattutto anche visto anche il periodo di cioè io ad oggi dovessi definire i due più in forma, andrei a nominare lui e Mkhitaryan. Ma per un altro motivo, perché la Roma in rosa non ha un giocatore con le caratteristiche di Veretout. Non c'è un omologo di Jordan Veretout. L'altro anno apposta è stato anche secondo me un'ottima scelta di mercato, proprio perché non c'erano quelle caratteristiche. Esatto, non hai un centrocampista con quel dinamismo, con quella corsa, ti manca un altro così, e quindi sarà un'assenza molto 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 pesante. Dopo il piccolo pesante. Raja, insomma, diciamo che no. Dici finalmente un buon erede? No, non vorrei fare paragoni, però per caratteristiche, diciamo, comunque quella dinamicità, quella potenza, comunque non ce l'hanno gli altri, che sono più rifinitori, più col piedino delicato, poi, più tatticamente registi, è un giocatore fondamentale, un giocatore insomma, intelligente. Insomma, si è dimostrato intelligente, esatto, bravo, bravissimo. E che quest'anno non ha dato il meglio sempre, tant'è no, che... No, ha avuto delle flessioni, come tutti, perché poi anche la squadra incide. Però la stagione sarà difficile per tutti, però il Veretù visto paradossalmente a Firenze secondo me ha dato comunque qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno. Secondo me il Veretù che si è visto in autunno è stato veramente gigantesco, ha fatto un frammento di stagione a dei livelli veramente alti, poi avendone giocate tante di fila, perché c'è stato quel periodo tra novembre e dicembre in cui Fonseca ha fatto giocare alcuni giocatori senza mai farli riposare, e Veretù era uno di questi, e probabilmente è arrivato a gennaio a febbraio con la lingua un po' di fuori, e quindi lì è un po' pagato e si è vista un po' di mancanza di brillantezza, però poi hai visto c'è stata la pausa e alla ripresa, da un punto di vista di condizione atletica, secondo me Veretout è stato il migliore, il più brillante di tutti, è costante, e quindi è un giocatore fondamentale. Sì, sarà veramente un'assenza tremenda quella di Veretout contro il Siviglia, peccato davvero. Bisognerà trovare degli elementi sostitutivi. Lui e Miki, le miglior sorprese post-Covid, post-sosta da pandemia. Sì, Miki una conferma, perché l'avevamo visto in grande spolvero anche nelle ultime partite pre-Covid. Sì. Io temevo che potesse essere magari una sorta di exploit, che non avesse ancora del tutto risolto i suoi problemi muscolari. Invece, per fortuna, sta bene, sta proprio bene, brillante, tonico, è motivato. C'ha voglia, insomma, anche questa cosa anche il fatto che si sia risolto il discorso relativo al suo futuro lo ha un po' liberato, lo ha tranquillizzato. Gli ha liberato un po' la mente, e stiamo vedendo un grandissimo Mkhitaryan. C'era anche questo confronto, c'era anche questa sfida nella sfida, no? L'altra sera, Mkhitaryan contro Sanchez, che furono protagonisti anni fa dello scambio tra Arsenal e Manchester United. Lo United prese dall'Arsenal Sanchez e l'Arsenal ricevette in cambio dallo United Mkhitaryan. E sembrava, no, un affare tutto pro United in quel momento. Poi devo dire che la storia ha dimostrato che forse Miki si è mantenuto un po' meglio del Niño Maravilla. Sì, che lui non si è confermato, per quanto neanche Mkhitaryan ha fatto benissimo poi con l'Arsenal. Quest'anno per adesso ha fatto nettamente meglio. Mkhitaryan di Sanchez. No, quest'anno numeri. Parlo di... Sì, no, in Inghilterra sono andati all'Arsenal. Maluccio entrambi. 6 gol la prima stagione, Mkhitaryan 3, penso la seconda, vado a memoria. E non ricordo i numeri di Sanchez, ma entrambi. Sanchez allo United è stato veramente un fantasma, sì, è stata una delusione gigantesca. Mkhitaryan non ha fatto grandissime cose all'Arsenal, però forse un qualcosina in più. Però in questo momento io mi tengo l'armeno, mi tengo stretto l'armeno, che davvero è quel campione offensivo
che speravamo di ritrovare dopo la partenza di Salah, che per carità adesso Salah è in questo momento uno dei primi 5 giocatori al mondo probabilmente, quindi è ad un livello superiore, però mancava, ecco, dal momento della cessione di Salah un giocatore di quel livello tecnico là davanti, anche a dare un po' di supporto a Edin Dzeko, quindi fondamentale che sia rimasto. E l'anno prossimo vedremo anche il Pedrito, sperando che stia bene e che abbia la stessa motivazione che ha dimostrato quest'anno. Guarda, sicuramente avremo una Roma di un bel peso internazionale, e con tanta esperienza. Tanta esperienza, esatto, a cui unire speriamo anche giovani un pochino più equilibrati dal punto di vista psicologico, perché quest'anno, io continuo a dirlo, un Derek Kluivert sono fuori chiaramente per motivazioni di poco appeal e di poca attenzione anche negli allenamenti, perché poi si è visto anche nelle gare, con la testa vanno praticamente staccato, ma specialmente un Der per me aveva e ha delle grandissime qualità tecniche, non c'è dubbio, che però purtroppo non accompagnate da una precisione negli allenamenti, nelle sedute, dall'attenzione ai particolari, purtroppo poi ci fai poco. Quindi mi auguro che i giovani che accompagneranno questi, se così vogliamo chiamarli, senatori, abbiano la testa un pochino più a posto, come Nicolò Zaniolo, che voglio sottolinearlo, ha la testa a posto. Vero? Sì, e deve assolutamente incassare anche le critiche del suo allenatore in maniera giusta, senza magari prendersela o senza vederlo come un rimprovero troppo severo. Ci sta, a 21 anni, di beccarsi anche dei cazziatoni, fa parte della vita, del percorso professionale di chiunque, perché a 21 anni nessuno è perfettamente maturo e realizzato, e quindi devi assolutamente così assimilare bene queste critiche che Fonseca gli ha fatto pubblicamente dopo il match contro il Verona e farne tesoro, e sono convinto che sarà così, perché poi Zaniolo è uno che c'ha qualcosa di speciale nel suo DNA calcistico, tecnico. Si vede che è uno che ha anche una personalità diversa dagli altri, quindi lo aspettiamo davvero. Ma poi voglio dire, poi il papà anche è stato ed è uomo di calcio, quindi io mi auguro che anche lui, Igor, gli abbia raccomandato pazienza e serenità in seguito a questo sfogo, a questa strigliata del tecnico Fonseca. Nel calcio queste cose succedono ogni domenica, dai. Ogni domenica. Non è mai facile, mettiamoci anche nei panni di un ragazzo che si ritrova nel giro di pochi mesi dall'essere comunque un ragazzo promettente della prima dell'Inter, essere uno dei giocatori più chiacchierati a livello nazionale, perché è diventato una star Zaniolo in pochi mesi, quindi non è mai facile mantenere l'equilibrio, bisogna avere grande testa, grande mentalità, e noi speriamo che Zaniolo la dimostri, perché ragazzi, questo se torna ad un buon livello di condizione è un campione. E ce l'abbiamo noi. Ne approfitto perché insomma i quotidiani molto spesso titolano su Zaniolo, e stamattina il Corriere dello Sport scrive: Roma Zaniolo vuole chiarezza. Il caso post Verona non è ancora chiuso, fissato un incontro tra Fienga e il manager sulla centralità di Nicolò nel progetto giallorosso, da valutare i rapporti con Fonseca e i compagni addirittura. Paolo, poi su questo ci darei qualche news in più. Paolo ieri ci ha lavorato intensamente su questo. Io onestamente la frase "da valutare i rapporti con Fonseca e compagni", mi resto un pochino così perplesso, però poi magari il nostro Paolino ci spiegherà un po' meglio che succede. Il caso non è ancora chiuso, io sapevo il contrario, però magari capiremo di più. Capiremo di più, sì. Capiremo di più. Intanto mi fate salutare, non c'entra nulla, però volevo mandare un saluto a Simone Danella, che oggi mi salutava con l'autobus. Ciao Simone. Guidando l'autobus ha suonato a tutto Ponte Milvio, e poi mi ha scritto che era lui, perché io lì per lì era attività di un criceto che aveva appena mangiato e stava facendo il pisolino, quindi. Oh, si chiama Simone Danella? Simone, sì, esatto. Proviene Danella, quindi, questo paesino. Danilla. Devastanti stamattina. Simone Danilla, il gol del vantaggio del Sassuolo. 21 luglio sarà ricordato per le due fantastiche battute. Mamma mia. Che dramma, ragazzi. Vabbè, insomma, salutiamo anche tanti all'ascolto. Ah, ricordiamo, potete mandare le vostre note audio al 342-791-2362. Che bello. Forse mai oggi vi scordate. Ricordiamo quello che è il programma di questa 35esima. Ricordiamolo. Si parte oggi alle 19.30 con Atalanta-Bologna. Chissà se arriverà un'altra secchiata di gol contro il povero Bologna, che è reduce da 5-1 di San Siro. Vedremo anche l'Atalanta, no? Se magari potrà vivere, no? Anch'ella, si può dire? Puoi dirlo. Un momento di
così di scarsa condizione, momento di difficoltà. Anche di appagamento. L'Atalanta ha spinto veramente in maniera clamorosa fino a questo momento. Contro il Verona ha pareggiato. Vedremo se oggi riprenderà la sua corsa, la sua marcia vincente. A questo punto l'obiettivo dell'Atalanta è il secondo posto. 21:45, c'è questa partita che sulla carta dovrebbe essere molto interessante, molto divertente. Sì. Sassuolo Milan, due squadre stanno bene. Curiosa. Dal punto di vista psicofisico potrebbe nascere una gara molto interessante. Domani alle 19:30 ci sarà Parma-Napoli. Qui il Parma deve provare a rialzarsi dopo tante difficoltà. 21:45, oltre a Spal Roma ci saranno Torino-Verona, Inter-Fiorentina e poi attenzione a queste due gare incrociate molto interessanti per quanto riguarda la lotta salvezza, il derby di Genova per l'appunto tra Samp e Genoa e Lecce-Brescia. Il Lecce ha una grande chance, Lecce deve vincere contro il Brescia e ovviamente sperare nel colpaccio Samp contro il Genoa. A quel punto si potrebbe riaprire tutto in ottica zona retrocessione. Infine giovedì 19:30 Udinese-Juve e alle 21:45 Lazio-Cagliari. Questo è un po' il quadro completo della 35esima giornata, 35esima e a questo punto quart'ultima. Eh sì, quart'ultima, ragazzi. Quart'ultima. Ci siamo quasi, assolutamente. Qua ne mancano solo tre. Non abbiamo parlato di una notizia importante ieri che è uscita, che, no? Cosa? L'ha annunciato proprio France Football. Non verrà assegnato il pallone d'oro nel 2020. Non so. Così. Peccato, ma perché sembra, vince noi. A me sembra un'idiozia. Ma perché noi? Non capisco? Ma no, è una battuta. Dico, perché poi? Scusa, a me sembra una cosa abbastanza senza senso. Pure secondo me. Anche perché si giocherà. È vero che non ci sarà l'Europeo, eccetera, eccetera. Però le coppe europee comunque si giocheranno, verranno portate a termine. I campionati nazionali sono comunque finiti, tutti tranne quello francese. Quindi. È una scelta, a parte che il pallone d'oro l'ho sempre ritenuto, soprattutto in questi ultimi anni, un premio poco credibile, perché ormai non viene più premiato il giocatore che si esalta nel singolo anno solare, ma vengono premiati semplicemente i giocatori più forti. L'unica eccezione è stata Modric negli ultimi anni, Modric che ha vinto nel 2018 dopo quel mondiale splendido fatto con la Croazia, peraltro perso in finale. Per il resto negli ultimi anni sono sempre alternati Cristiano e Messi, Cristiano e Messi, anche magari quando non hanno esattamente fatto stagioni indimenticabili o memorabili. Per esempio, io l'ho detto tante volte, lo scorso anno per me lo strameritava Alisson per la stagione che ha fatto. Cioè uno che vince la Champions League con il Liverpool da protagonista, che vince la Coppa America con il Brasile, ma perché non darlo a un portiere una volta ogni tanto, anche per cambiare, no? E invece l'ha vinto un'altra volta Messi, che mi sembra, anche che non ha fatto sta stagione, sì, una bella stagione, ha vinto il titolo con il Barcellona, ma insomma ha fatto annate migliori Messi. Quindi è un premio che secondo me ha perso un po' di credibilità in questi ultimi anni, però la scelta di non assegnarlo nel 2020 mi sembra un po' così sciocchina. Sono campionati che si sviluppano su tempistiche diverse, squadre di forma fisica diversa. Loro hanno messo in dubbio l'uniformità di giudizio, evidentemente, quindi hanno fatto questa scelta qui, che anch'io non ho compreso di primo acchitto. Poi ho provato a ragionarci, magari delle motivazioni c'erano, per evitare polemiche, sai, legate, no, a quel tipo di giudizio, a quell'altro tipo di giudizio. Hanno scelto per la decisione drastica. Beh, comunque chissà chi avrebbe vinto quest'anno. Poi potremmo fare noi il Toto pallone d'oro. Beh, dipende tutto da quello che è in Champions, quello che succederà. Non sappiamo ancora. Però sfuma il sogno di Fabio Caressa, che qualche settimana fa, durante la partita fra Valencia e Atalanta, disse: secondo me, se continua così, lo può vincere Ilicic. Va bene, addirittura. A parte che secondo me l'Atalanta in finale ci arriva, ormai l'ho detto, qua lo dico, qua lo nego, la grande Atalanta. Però detto ciò, Ilicic è forse troppo. Non ci mancava, c'ha pallone d'oro, che te vinci. Non c'ha la faccia. Non c'ha la faccia sfigo pendola. Invece la faccia per la faccia sfigo pendola. Ma che roba è? Vabbè. La faccia sfigo pendola. Vedremo. Sono tanti giocatori che possono ovviamente meritarlo. Che è successo? Che è successo? Niente, leggevo le dichiarazioni del medico che eseguirà l'intervento per Marc Márquez. Qua c'è fiato sospeso, perché ha detto: se risulterà interessato il nervo radiale, il braccio perderà forza e ci vorranno 3-4 settimane in più. Rammarico, perché torni al 100%. No, mi spiace. Martina sta godendo come. Ma dire stronzate, a me quando molto male non scherzo, siete deficienti tutti e due. Ecco, quindi qua o Brno o la resa, ai noi. Sarebbe una beffa clamorosa per Márquez perdere magari un po' della sua qualità proprio
quando ormai gli manca un solo titolo per eguagliare, capito, Valentino Rossi, perché Marquez ne ha 28 e quest'anno doveva essere per lui, no? Vedi che Vale c'ha il blocco del decimo, come sto 10 famoso, e ma finì che a Marquez viene il blocco di Vale. Gli ha fatta la Macumba Valentino. E guarda Marquez, che sta classe 79 con Macumba va forte, e io ho detto non ci sottovalutate, sì, voi comunque, scherzate, quello infatti, anche va col cavalluccio davanti, a parte tutto, però, visto che ha aperto questa parentesi, ricordiamo, sì, si corre nuovamente il prossimo, sì, weekend, sì, sempre a Jerez della Frontera, stesso circuito. Questa cosa non è che faccia impazzire, onestamente. Sì, l'avevo già detto, che poi non ho capito perché era lo stesso circuito, perché gli altri non lo volevano ospitare, o era un fatto di contenimento di ospiti. Ci stanno 74.000 piste e circuiti in tutto il mondo, però devono fare doppie gare. È una cosa che non mi fa impazzire. Era per non mischiare meno gente nel mondo, credo, una volta che c'era le strutture montate, le cose. A Jerez ha vinto Quartararo, ricordiamo, la domenica scorsa, secondo Vignales, terzo un po' a sorpresa Dovizioso, che non ha mai fatto grandissimi risultati in quella pista, ma la Ducati sta andando bene e fra poco arriveranno le piste favorevoli alla Ducati. Io che sono chiaramente da italiano, però da italiano sono un simpatizzante della Ducati, e sono chiaramente un simpatizzante anche di Dovizioso, che è un pilota molto forte, che è stato in questi anni sempre in lotta con Marquez, che meriterebbe probabilmente di vincere un titolo a 34 anni. Mi manca quel po' de pepe. Però secondo me quest'anno, con Marquez in difficoltà, questa potrebbe essere finalmente, chissà, magari la grande chance per la Ducati e per Dovizioso. Se lo meriterebbe il Dovi. Certo, se non coglie la chance eventualmente di un Marquez fuori, allora proprio non te va, insomma, cioè, oppure non è proprio per te. E poi bisogna vedere come, quanto e come cresce sto Quartararo, che ha stravinto la prima. Vedremo se riuscirà a confermarsi nelle prossime. Però io mi schiero, ovviamente, io mai come quest'anno dalla parte del Dovi. Forza Dovi e forza Ducati. Speriamo bene. Va bene, vediamo un pochino cosa succede. Vediamo un po', stiamo vedendo, si ricorre questo weekend, come dicevi giustamente. Io invece ormai mi definisco a tutti gli effetti un Ducatista. Si opera anche Cracciolo. Ormai lo da oggi. Si opera anche Calla, visto? Sì, anche Cracciolo. E pure Rins e KO. Ho capito. Sì, sì, sono finiti tre piloti all'ospedale domenica scorsa, sia Marquez, sia Rins che il povero Cracciolo, tutti e tre fuori, e difficilmente correranno il prossimo weekend, anzi sicuramente non correranno. Cracciolo ha una frattura allo scafoide del polso sinistro, stesso ospedale tra l'altro di Marquez, stanno tutti quanti insieme, fanno un gruppetto, stanno guardando un TV, ecco. Quindi diciamo che facendoli fuori tutti, Valentino potrebbe rientrare quantomeno nella top 15. Pur trainato dal ciuchino, vedrai che il dottore, dopo tante esultanze, porta il ciuchino che lo trainava. Chissà, magari dai, se Valentino si riprende un pochettino, si rimette a posto un po' la moto, qualche bella gara potrebbe ancora farlo. Infatti mi è sembrato confuso la settimana scorsa, il weekend scorso, però vabbè, vediamo, comincia a preoccupare. Vediamo come va. Scusa Rick, volevi dirci qualcos'altro? No, io sono un grande ducatista, da oggi divento un grande ducatista. Ma falla finita, ma rispetta che, i veri ducatisti, no, visto che Marco Tomaccio mette paura ormai, in bicicletta, calcola, Rossi è quello che è, gli spagnoli, vabbè, ho capito, sei nato da un quarto d'ora, Rossi è quello che è, allora mo cacci questo, poi, un po' di rispetto. Ma poi l'altro giorno lo stavo ascoltando, no, perché io tra il 2001 e il 2005 sono stato rossista, grazie, quando vinceva, vabbè, però c'aveva 10 anni, neanche 9 anni, vedeva Valentino Rossi, c'è sta che gli piacesse, sì, ma era rossista tra il 2001 e il 2005, come per dire, no, io nel 2001 sono stato da Roma. Io sono il Guido Meda della MotoGP. Io mi sono affezionato quegli anni alla MotoGP perché vinceva Rossi, ma è un peccato di sta cosa, perdonami. Sì, ma perché tra il 2001 e il 2005 sei stato rossista? Dovevi esserlo anche dopo. Comunque hai sentito male, ho detto che avevo seguito la MotoGP in quegli anni, non ho detto di essere un rossista. Ma possiamo dire che questo è un grande merito di Valentino Rossi, che ha fatto appassionare la MotoGP tanta gente che la moto neanche le guardava. Tant'è che secondo Tassotti stanno obbligando Rossi a correre ancora per portare ascolti e pubblico. No, è proprio lui che vuole. Lui che non molla, ragazzi, dai, che ha voglia di... Io sono un occasionale della MotoGP, assolutamente, lo dico. Adesso sei educatista. No, per esempio non sono mai stato un occasionale della Formula 1, per esempio. Lì non mi sono mai avvicinato a quello. Nonostante Schumacher, nonostante... Te ne è grata la Formula 1 di non esserti mai avvicinato? No, ma chi gli frega la Formula 1? No, ma neanche mi considerano alla Formula 1. In MotoGP qualcuno mi considera e lì vantano questa mia passione. Chi è che ti considera? Lynn Jarvis? Come? Lynn Jarvis? No, io ho un rapporto di amicizia con Pedrosa. Quello più simpatico. Credo sia più basso di Paolo, sì, Pedrosa. Probabilmente sì. Pedrosa. Più o meno. Dani, alla fine era uno di quelli. Quanto andava su rettilineo Pedrosa? Soltanto rettilineo Pedrosa, poi sul resto un pochino meno. Perché invece Casey come andava? Casey era benissimo, però c'era l'exit ansia alla fine. Casey è stato l'unico avversario di Rossi che mi ha fatto quasi tentennare in termini di... Perché era veramente forte con quella Ducati. Era fortissimo e però educato, ragazzi. Non era sborone, cioè non rompeva le scale, proprio forte punto. Era il Ducati. Grazie, Andrea.
Carlo Andreino, va bene. Però poi non gli ha retto proprio, infatti ha detto: boh, no, ragazzi, non si vive male, ciao. Sì, sì. Però sì. Bomba. E poi c'è l'altro, c'è l'amichetto di Vale, forse torna, Chi? Jorge. No, dai, Jorge basta. Forse torna. Mo' tolto dai scatola l'anno scorso, molto che se rinfaccia come i peperoni, che vuole? Forse torna. Se sta annoiando. Se Dovizioso non firma di nuovo con la Ducati potrebbe ripresentarsi con quello Jorge. Proprio il più detestabile di sempre. Ma dove andrebbe? Lo detesto. Dove? Non lo posso vedere. Non lo posso vedere, Lorenzo. Proprio cioè, sai cosa? Lo tiro per l'aria proprio. È antipatichello. Madonna mia, oh. Però. Però cosa? Però cosa? Però. Ma però cosa? Antipatico, ma grande, grande campione. Ma no. No, mica. Nano Bagone. Vinto 5 mondiali. Maledetto. Lo odio. Ecco. Maledetto. Sportivamente parlando. È stato l'unico. Da quando Marquez è arrivato in MotoGP, è stato l'unico a interrompere l'egemonia di Marquez vincendo il titolo nel 2015. Qualcuno direbbe quel titolo gli ha rubato a Rossi. Beh, pensa. Hai detto tu, No, qualcuno direbbe, però Rossi poteva anche evitare di prendere a calci Marquez a Sepang e farsi squalificare per farsi penalizzare per la gara successiva. Quello, vergogna, no. Vergogna. Purtroppo lì sei a Magna Rossi. Tu stai zitto, che c'hai 8 anni, stai zitto. Perché non era più rossista del 2015. No, capito, era scaduto, sta a giocare con i Pokémon. Obiettività, critica giornalista. Senti, ma che cosa? Ma per chi ti favi nel 2015? Eri già. Parteggiavo comunque per Rossi. Parteggiavo. Ti favo meno, però, ma parteggiavo per Senti, ma io invece odiavo Gibernau. Ma povero Gibernau, perché lo odiavi? Ti stativa di quel nome, sì, vabbè, ma era un bravo ragazzo, non era uno detestabile. Ma perché? Via la signorina, via, grazie. Invece nei confronti di Max Biaggi come ti ponevi? Beh, era italiano, dai, era uno dei nostri. Era romano soprattutto. Era romano. Cioè, comunque ragazzi, è ancora tra noi. È ancora romano. Romano e romanista, Max. Ti ricordi quando festeggiò la vittoria di un Gran Premio esibendo la sciarpa della Roma? No. Facendo il giro d'onore con la sciarpa della Roma. Che bello. Sì, sì. Sì, sì, sì. No, io per Max ho sempre grande affetto, assolutamente, però ero un rossista in quegli anni. In quegli anni. Ma che cosa vuol dire? Per Max grande affetto, però ero un rossista. No, guarda. Si sono odiati come Madonna, nessun altro. Lo sai che mi dispiace fai un po' di questo? Schifo, veramente. Mi dispiace zero un po' come azienista. Goku e Vegeta in Dragon Ball. Cioè, come dici, sono da Roma ma simpatizzo per la Lazio, ma che stai a di? Ma scusa, ma posso voler bene a Max Ma no, devo per forza odiare una ma l'altro. Certo, MotoGP, scusami. Se dal 2001 al 2005 vuol dire che odiare. Allora Alessio, io che sono un amante dello sport, io amo anche i rivali che si sfidano fino all'ultimo sangue. Guarda, apprezzo molto più Valentina e quantomeno da rossista odia Lorenzo, perché sì, almeno, sì, lo detesto, almeno è coerente, porca miseria. Non posso vedere. Caspita, e Marquez pure. Io odiavo Gibernau. Ma te odio Gibernau. Perché odiavi il polo Gibernau? Da fastidio la presenza di Gibernau. Non di Max Biaggi. Secondo me sta antipatico il nome, io continuo a dire. Siete? Sì. Però c'è una bella moto. E anche una bella compagna. Una bella gnocca. È difficile vicino, che non abbiano belle moto e belle donne. Comunque, mediamente va così. Un grande protagonista di quegli anni. Poi ci fermiamo male che è tardi. Sì. Chi era? Beh, un buon protagonista di quegli anni. Adesso grande, forse esagerato. Il buon Marco Melandri. Che ha corso Marcone in Superbike. Anche ministro anni dello sport lui. Sì, ricordiamo. Esatto. Tra l'altro, a Giovannina. Vabbè. Dai. No, si era ritirato alla fine del 2019, sì, a 38 anni, e invece niente, ci ha ripensato e detto: sai che c'è? Continua a correre in Superbike. È tornato con la Ducati, quindi correrà anche questa. Ma invece Iannone è ancora vivo? Iannone stanno aspettando. Vedi Belen e poi muori, va così più o meno. Ormai ti sono postulato. Parte tutto. Sono in attesa di conoscere la sentenza definitiva sulla questione doping. Sì, sì, sì. Tra l'altro, ragazzi, era una brutta storia. Iannone è uno dei talenti più buttati della storia del motociclismo. Uno che poteva fare una carriera mostruosa, perché è uno veramente grandissimo talento. Iannone, pilota cattivo, aggressivo, spericolato, coraggioso. Però si è buttato da solo. Sì. Mentalità molto, molto particolare. Diciamo. Viva la Ducati, comunque. Uno che si rifà la faccia perché Brenner dice che si deve rifà la faccia. Guarda, strano, magari la vola rifà comunque a prescindere. No, non credo. Vabbè, qualche problemino comunque, insomma. Tanto ieri è pubblicata una foto Belen, ragazzi, maschietti all'ascolto, vi invito a Belen. Guarda, una roba drammatica. Anche pubblica una foto col bigodino in testa. No, ieri ne prendo sempre Sabrina. Salerno, sempre. È che devi scegliere per anche lei, non sto scherzando. Tanto comunque non andrei a cena con nessuna delle due. Belen a 53 anni la voglio vedere. Sabrina la sto vedendo. Ecco. E questo però per ora ci può stare. Poi ma più sempre italiano. Stiamo per prendere un binario di quelli psicologissimi. A me mi piace la ciccia, perfetto, andiamo in break. Andreino, grazie. Paolo Rocchetti, buongiorno di nuovo. Paolo, buongiorno a voi. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti. Come ragazzi, va Paolino? Tutto bene, tutto bene. Ringrazio anche la Juventus ieri sera, che mi ha
fatto. Quanto ti ha fatto portare a casa? No, niente. Vabbè, di non che, si dice, bene, bravo. Bene, quanto hai intascato? Dice, quanto? Come l'hai vinta non ormai? Non si dice, non si dice. Vabbè, molto elegante, Paolo. Tengono alla privacy questo. Ma non si dice quando ancora la devi vincere, quando magari ti manca una partita per Scaramanzia, non la dici, ma l'hai vinta. La classe di Paolo, Alessio, apprezzala. Bene. Caro Paolo, io so che un consiglio dopo. Io so che tu hai raccolto anche tante curiosità. Sì. Anche su Zaniolo, però ci tenevo a leggere alcuni stralci di un pezzo che è uscito stamattina su Repubblica, perché si parla tanto di Zaniolo stamattina. Il pezzo su Repubblica firma Matteo Pinci, che scrive: lo sguardo nervoso sulle tribune desolate dell'Olimpico domenica sera non è sfuggito. Fra Nicolò Zaniolo e la Roma si è rotto qualcosa. Una crepa che stravolge le certezze granitiche del ragazzo che adesso inizia a coltivare dubbi sul proprio futuro. Da giorni Nicolò non parla con nessuno, chiuso in un mutismo che ha un'origine precisa. Una settimana fa Paolo Fonseca, dopo la vittoria col Verona, lo criticò duramente in TV per non aver rincorso un avversario dopo una palla persa. Contemporaneamente, e qui arriva la parte più interessante, nello spogliatoio succedeva di tutto. Il giovane, reduce dalla lesione al crociato, veniva letteralmente aggredito da alcuni compagni, non del gruppo dei senatori. Una reazione feroce che ha scosso molto Zaniolo. Oggi il rapporto con Fonseca è deteriorato. Il tecnico, che spingeva perché accelerasse il recupero dopo l'operazione, è quasi un nemico. Un confronto molto acceso con Guido Fienga ha fatto venire fuori i nervi scoperti. Ovviamente sono tanti i club pronti ad approfittare della situazione, anche se la Roma non vuole venderlo. Mourinho lo vuole al Tottenham, ma in Italia la sfida è fra Inter e Juventus. E qui, insomma, sul pezzo di Matteo Pinci, insomma, si dipinge una situazione drammatica, devastata, tra Zaniolo, i compagni, il tecnico. Paolo, tu che informazioni hai raccolto? Allora, io ho raccolto informazioni dalla società e dall'entourage del giocatore, dal suo agente, che è Claudio Vigorelli, e la situazione sinceramente non mi sembra questa. Dalla società mi dicono che non ci sono problemi e nessuno sta venendo a Roma, ovvero ieri sera sparsa la notizia che Vigorelli stesse arrivando a Roma per parlare proprio con Fienga di questi problemi, no? che si erano creati con Fonseca. Da quello che so, sembra tutto ricomposto. Comunque un allenatore può anche dire determinate cose a un giocatore quando non gli vanno bene. Ovviamente, se fai qualcosa di sbagliato in campo, un allenatore può benissimo riprenderti. Che Nicolò Zaniolo ci sia rimasto male è normale, come qualsiasi giocatore, quando vieni ripreso come dalla maestra a scuola ci rimani male. È assolutamente così, è innegabile questo, però le cose sono chiarite, sono cose di campo. Sì, si è andati davanti alla TV, magari forse si poteva fare diversamente, però non mi sembra questa situazione incredibile come viene descritta da alcuni giornali. Anzi, mi è stato detto che l'incontro non dovrebbe esserci a giorni, ma come al solito a fine stagione, come ogni stagione si incontrano gli agenti con i dirigenti, quindi probabilmente Fienga e Vigorelli si vedranno, anzi con ogni certezza, con ogni possibilità si vedranno a fine stagione per parlare dei programmi. Quindi non mi sembra niente di diverso dal solito, non vedo questo problema con Fonseca che continua, anzi, ripeto. Ma abbastanza ricomposto. Scusate ragazzi, ma il fraseggio inquietante di questo racconto di Matteo, che peraltro molto duro, ma spesso racconta cose Matteo, esattamente difficili, non è un visionario, ma insomma, certo. Quindi io mi auguro siano falsità, ma perché amo il ragazzo, ma chiaro. Non vogliamo mettere in dubbio il pezzo. Lo prendiamo ragazzi, e lo mettiamo in tasca, però il fraseggio, perdonami Paolo, dell'aggressione, ma chiaramente verbale, eventualmente di atteggiamento da parte di alcuni compagni, peraltro insomma il gruppo che quest'anno è stato anche opinabile. Beh, Mancini lo ha rimproverato in campo, quindi penso che sì, però Mancini sei in campo, sì, in campo. Ora io non so se voi avete mai giocato ragazzi a qualcosa, anche a un torneo amatoriale de freccette, ci si scanna proprio, amici da una vita, poi si esce al campo, è finito, si resetta perché si parla al limite della partita, si fanno due commenti e poi amici come prima, ma anche coi fratelli, cioè nel senso in campo c'è l'agonismo, c'è la voglia di fare, a volte non ci si capisce, c'è il nervosismo, può essere tutto, non c'è nulla che
va preso come un caso che succede in campo. Il discorso è che al limite, se va avanti dietro, è un qualcosa che potrebbe essere un po' inquietante, se vogliamo, no? Di un gruppo che perché deve reagire così? No, ma sarebbe inquietante vedere uno spogliatoio diviso e soprattutto contro un ragazzo che tra l'altro sta facendo benissimo e ha fatto benissimo, appena stupidaggine, appena mancata rincorsa, appena stupidaggine, ragazzi, si crea un caso. Ma stiamo scherzando, ma che la lista sarebbe lunga dei giocatori della Roma che non dovrebbero più vedere il campo, allora, ma veramente più vederlo nemmeno col binocolo, perché io pagherei per leggere la lista dei giocatori che sarebbe presa con Zaniolo nello spogliatoio. Cioè, io vorrei vedere nomi e cognomi dei giocatori che sarebbero presa con Zaniolo. Lo stesso Mancini. Ora meglio, però c'è stata una parte di stagione che è scomparso dal campo, anche Mancini, errori, certo, che ne ha fatti tanti di errori, quindi voglio dire, non sei Beckenbauer, capita in campo di sbagliare, assolutamente, hai rimproverato un compagno, ci sta, però voglio dire, sono cose di campo. Ma anche se fosse quale giocatore dello spogliatoio avrebbe in questo momento il peso e anche se posso la coscienza pulita da attaccare Zaniolo davanti a te? Perché appunto in questo pezzo non si parla di senatori, Diego Kolarov, esatto, quindi Fazio. Non si parla di senatori. Si è presa Kluivert con Zaniolo, cioè fa ride la cosa. Mancini lo sappiamo, Mancini in campo, non so chi possa aver Non saprei, sinceramente. Se fosse lì, devono rimessi al loro posto tutti quanti. Come stavamo dicendo prima, queste sono cose che fanno assolutamente parte del calcio. Assolutamente, fanno assolutamente parte del calcio. Si vedono, ma noi vediamo anche durante le partite giocatori, magari compagni. Tra l'altro, ora li ascolti pure, mentre prima non li ascoltavi perché c'era il pubblico. Adesso ne senti parecchie in campo, degli allenatori ai giocatori, giocatori tra giocatori. Quindi. Non mi sembra niente di incredibile. Zaniolo ieri ha lavorato a parte. Da quello che mi è stato detto, il problema non è grave. Mi era stato detto un problema di pochi giorni. Quindi, con ogni probabilità, sarà a disposizione del mister per la sfida con la Spal. Sai, bisogna capire se. Come viene scritto da molti stamattina, c'è un problema di rapporti non tanto tra Zaniolo e il resto dei compagni, perché appunto quelle sono cose poi di spogliatoio che vengono messe a posto con Fonseca, che Fonseca poi è uno che ha dimostrato durante questa stagione di essere uno molto duro anche nelle decisioni. Quando Fonseca ha preso una decisione su un giocatore, vedi Florenzi a inizio stagione, vedi ultimamente un Derek Kluivert, quando ti mette da parte, adesso bisogna. Io non credo che Fonseca sia così. Ma con Zaniolo che motivi avrebbe? Esatto. Sì, ma con Zaniolo che motivi avrebbe? Parliamo di un giocatore talmente forte quando sta bene, fa talmente tanta differenza, assurdo. Che non credo che Fonseca, no? Per far dispetto alla moglie, come dice il famoso proverbio, quindi non credo onestamente. Però qui si parla proprio di rapporti deteriorati tra Zaniolo e il tecnico. Da quello che so, io ieri ho parlato con Claudio Vigorelli ieri pomeriggio, l'agente di Nicolò Zaniolo, e mi ha detto che c'è tanta stima di Nicolò verso il mister, quindi non mi sembra così. Ripeto, il ragazzo ci è rimasto male dopo la rimproverata, ma è normale. Qualsiasi giocatore ci rimane male. Ragazzi, non mi sembra un rapporto deteriorato, anzi. Sarebbe una follia assoluta. Ripeto. No, perché ripeto, io vorrei capire nel caso fosse in nome di cosa si deteriorato. No, ma se fosse deteriorato con Zaniolo, dovrebbe essere deteriorato con tutta la squadra. Ma io non salvo nessuno. Includo anche diverse gare di Edin Dzeko, perché Edin Dzeko, purtroppo, lo dico con tutto che lo amiamo, l'abbiamo sottolineato in mille modi qui in questa trasmissione, ci sono gare in cui Dzeko per mezz'ora scompare dal campo e alà automaticamente dovrebbe essere deteriorato con chiunque. Ragazzi, la Roma quest'anno è andata in vacanza per 2 mesi, ce lo ricordiamo? Oppure certo, no? Certo, chiunque, dal portiere all'ultimo panchinaro. L'augurio, ripetiamo con il massimo di rispetto per Matteo, che tutto quello che racconta stamattina nel pezzo si riveli falso. Io ho letto il pezzo di Matteo perché l'ho sempre considerato un cronista assolutamente affidabile, altrimenti lo è, Matteo, assolutamente. A tutti gli effetti per questo. Però la situazione è questa qui. Dalla Roma mi hanno fatto sapere questo, che non ci sono problemi e non sta arrivando nessuno a Roma, mentre la notizia era questa, che stava arrivando Vigorelli ieri di corsa per parlare con Fienga per risolvere la questione Zaniolo Fonseca, e non è così. Poi nel pezzo di Matteo smontito. Si parla di settimana prossima, A fine stagione. Sì, fine stagione. Settimana prossima. Vabbè, non è fine stagione. Praticamente è fine stagione. Sì, è finito il campionato, ragazzi, quindi
però ieri si era parlato proprio di un Vigorelli che stesse in macchina di corsa arrivare a Roma, e non è così, anzi era in montagna, era a Ortisei. Vabbè, manca di fatti suoi, però, no, Paolo, vabbè, scusami, per dire, no? Vigorelli è a Ortisei, se qualcuno fosse a Ortisei, ho capito, neanche così a spoilerare la vita del povero Vigorelli. Vabbè, si è ripusato. Comunque, salutiamo il dottor Vigorelli, ovviamente. Senti, cambiando argomento, poi se avremo novità su Zaniolo ovviamente le racconteremo, no? Certo. Provocazione. Che bello. Voglio provocare. La butto lì, ma è veramente una provocazione. E se la scoperta di Bagnez rendesse l'acquisto di Smalling non più una priorità assoluta per la Roma? Per me mai, perché ti servono centrali di qualità soprattutto, e non ne hai. Tutto devo andare a cercare di far uscire Fazio, ricominciamo con Fazio Juan Jesus l'anno prossimo. No. Quindi no. Chiaramente è chiaro che la Roma vuole assolutamente acquistare Smalling, e credo che alla fine lo farà. Però intanto, no? Beh, direi magari Smalling. Hai scoperto un giocatore in questo periodo, hai scoperto di avere un altro centrale molto importante. Assolutamente sì, però piano, con Marquinhos, Samuel, Aldair, parecchi, tanti accostamenti, sui quotidiani anche oggi. Quindi, per carità, sta facendo molto bene. Speriamo possa continuare così Bagnez, e fiducia in lui, assolutamente, è la sorpresa di questo momento, non me l'aspettavo, viste le referenze che avevo, per carità, se ne parlava un gran bene, però mi sembrava un giocatore non subito da Roma a fare il titolare. Era un giocatore che stava finendo in California, poi era arrivato Sabatini e poi è arrivato Pedraghi che ha triplicato l'ingaggio al giocatore. Sabatini non l'ha presa benissimo, però il giocatore ovviamente ha scelto la Roma. Lira funesta. Perché ce l'aveva in pugno Sabatini. L'avevo preso, me l'ha tolto Pedraghi. Esatto. Maledetto Pedraghi. Pelato pure lui, come quell'altro. Esattamente. Rocchetti, perché non hai fatto niente? Problema con i pelati. Vabbè, comunque, per un difensore che dovrebbe essere in entrata, o meglio, dovrebbe andare verso una conferma, che è Smalling, speriamo di avere novità breve, concrete, c'è un difensore in uscita. Setin se ne va al Verona, già se ne parlava da gennaio si parlava di questa opportunità, poi la Roma non aveva aperto la cessione, mentre Cedin adesso se ne va al Verona, probabilmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma, 15 milioni di euro, queste dovrebbero essere più o meno le cifre. Ecco, Cedin è un altro di cui quando ha giocato con la Roma si è parlato molto bene, non vorrei che si facesse lo stesso effetto con i Bagnez, quindi piano, sì, sta facendo bene. E lo valutiamo. Tre apparizioni. Sì, il Bagnez sta giocando titolare stabilmente, sta facendo delle grandi partite. Purtroppo non ci sarà domani perché si è fatto male. Però comunque un giocatore sta dimostrando qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto vedere Setién a inizio stagione. Assolutamente, però dico di non correre con i giudizi perché poi diventa anche un problema. Quindi contenti di questo acquisto qui. Chi sta deludendo un po'? Io lo dico. Vai. Carles Perez. No, Carles Perez. No, non lo so, mi aspettavo qualcosa. Piccolo calo, forse. Aveva iniziato facendo vedere molto. Voi no, non domani pensate, credo che avrà spazio. Propositivo, sembrava più propositivo all'inizio. Esattamente. Domani me l'aspetto in campo, Carles Perez a Ferrara, sinceramente. Sì. E che faccia una bella prestazione. No, perché deve anche approfittare del doppio caso under Kluivert, no? Per dimostrare che lui c'è come alternativa anche per la prossima stagione. Secondo me è un buonissimo, buonissimo giocatore. E già qualcosina ha fatto vedere. Per esempio a Brescia lui fa da una palla a Kalinic molto bella. Sì. Poi ovviamente ragazzo deve trovare continuità. Si troverà anche il prossimo anno ad avere a che fare con una concorrenza notevole. Perché quando ti giri e trovi intorno a te Zaniolo, Mkhitaryan, l'anno prossimo pure Pedro Pellegrini, che è un giocatore comunque più quotato rispetto a lui in questo momento, non sarà semplicissimo. Vieni lui, dal Barcellona, quindi sì, certo. Ecco perché dico, mi aspettavo un qualcosina in più. Speriamo possa farlo domani sera. Sunder, visto che l'hai nominato, oltre alla Premier e oltre al Napoli, anche se in questo momento la situazione con il Napoli mi sembra un po' in stand by, viste le ultime storie proprio con i partenopei e la Roma, c'è anche il Borussia Dortmund. Storie di querele, esatto. C'è anche il Borussia Dortmund oltre all'Everton per il giocatore, quindi stiamo a vedere che succede. Sono due giocatori fuori
sta, diciamo così, dal progetto Roma. Sta diventando la Sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno se la piglia. Ma insomma, ci vuole tempo, il mercato è molto lungo in questa stagione. Senti, invece sai chi sta scatenando il mercato e chi scatenerà il mercato? La Juventus, che probabilmente dovrà prendere un sostituto di Gonzalo Higuaín. E va a prendere chi? Si parla in queste ultime ore di Duván Zapata, anche Zapata molto, e Milik. È un po' una corsa a due. Tu chi prenderesti? Io Milik tutta la vita. Tra Milik e Zapata vai dritto su Milik. Zapata senza... non è da Juve. Non è da Juve Zapata. È truppone pure Zapata. No, non è truppone, è un bel giocatore, però non è da Juventus. Guarda, Milik mi piace Milik moltissimo, però Arcadius, ragazzi, sono passato altro che per Zapata, il nome. Ragazzi, Milik è un altro. Perché Duván non altro ti piace? Livello, eh. Duván. Altro livello proprio. Dici? No. Sì. Assolutamente. A parte che entrambi hanno vissuto un infortunio un po' importante, no? Anzi, Milik 2, quindi bisogna valutare anche quello. Però forse Zapata sembra più esplosivo. Zapata, ragazzi, è transgenico, è un, non è esplosivo. Un carro armato, cioè. Zapata. È un non gigante. Non lo fermi mai. Per quanto forse Milik un pochino più completo, chiedo, non lo sto dicendo. Cioè, Milik è un giocatore che deve ancora fare il salto di qualità. Sì. Non l'ha ancora fatto. Arcadius deve completare, è un grande attaccante. Ajax, Napoli, l'ultimo passo è Juventus, no? Non trova continuità. No, ci può stare, poi sai, tre anni in meno rispetto a Zapata, può starci tranquillamente. Zapata Juventus non benissimo al Napoli, Udine bene, e poi vabbè, consacrazione bene con l'Atalanta. Sia Udine che a Genova, Zapata, prima di andare a Bergamo, poi vabbè, a Bergamo c'è stata la grandissima esplosione. Nel frattempo il Siviglia ha riscattato Suso, che non ha proprio vissuto una stagione esaltante. Non esaltante. Tra no, Milan, ragazzi, e Siviglia, 36 no. presenze, 2 gol. Non proprio, però aspettiamo a dirlo, perché magari no, questo ce lo rompe le scatole. Mentre Cazzorla, ne abbiamo parlato ieri, ha firmato, qui non mi fanno veramente ridere, scusate, è Cazzorla, chiaramente ha firmato per l'Al-Sadd, squadra allenata da Xavi. Grande Paolo Rocchetti, Cazzorla, Al-Sadd, grande, quindi Xavi e Cazzorla che si ritrovano, fanno lingua questi tre nomi. Mentre ti ricordi anche Matias Silvestre, sì, difensore argentino che è stato quello accostato con la coda 7000 volte alla Roma in passato, ha firmato per il Muscron. Quanti anni c'ha, scusa? Squadra di Muscarali, credo che abbia 36 anni Silvestre. Perché è grandicello lui, sì, scarzone, fatto... si non può dire 36 anni. Beh, diciamo mestierante, io lo definisco così. Paolo, comunque sei veramente veramente di una delicatezza. Diciamo quello che pensiamo, no? Cioè, ogni giorno dobbiamo nascondere patenti di scarzoni a go go. Io ho un sogno, vedere Paolo davanti faccia a faccia con queste persone, se glielo dice quindi, in faccia o meno. Tanto certo, ti fa venire cervicale perché mediamente da tutto in mare 90. Vai a Gianluca, a Romelu sei un intruppone. Vai a Aldi, a sei un intruppone, mi tengo ed in geco, caro Romelu, che ti insegna a giocare a pallone. Romelu, senti, sì. Romelu, che poi Romelu è il gatto del Colosseo. Il gatto, vabbè, se mi fate dare. Io sono Romelu, il gatto del Colosseo. Tremenda. Sentite, fatemi dare un consiglio, state zitti tutti per un attimino. Fate torno zitto. Subito. Ecco appunto. Ricordiamo Arte Arredamenti, caro Andrino Giordano, tu che sei un fan di Marco Busateri, lo salutiamo, lo abbracciamo, Marco e tutti i suoi collaboratori, il figlio e tutti quanti. Da Arte Arredamenti, una nuova imperdibile iniziativa, sono partiti i saldi da Arte. Tutti i mobili, soggiorni, cucine, divani, armadi anche a misura, ci sono sconti fino al 60%, ragazzi. Da Arte Arredamenti potete arredare la vostra casa con lo stile dei vostri sogni, ed ora con i saldi potete farlo con questi sconti fino al 60%. I negozi Arte li trovate in Viale dei Colli Portuensi 500 a Monteverde, in Via di Torre Vecchia 1035 zona Boccea, in Via Quirino Maiorana 154 zona Marconi Portuense. Potete visitare il sito intanto www.arte.it. Mi raccomando, Arte si scrive con l'H davanti. Salutiamo anche Matteo Pinci, che ho cercato di contattare, ma che ha a che fare con gli operai, quindi gli mandiamo un abbraccio. Ma come con gli operai? E c'ho gli operai a casa, decisamente. Ma intervenga Pinci, cioè, Pinci intervenga! No, lascialo perdere, figurati. Quel pezzo di nulla. No, mi piaceva eventualmente argomentare con chi chiaramente ha avuto queste notizie. Ci snobba Pinci, va bene. No, ma che ci snobba, lo abbracciamo Matteo. Preferisce gli operai a noi, va bene. Smettetela di insultare. Ce ne ricorderemo Pinci, ce ne ricorderemo. Piccola parentesi, perché già leggo pure su Twitter. Quando qualcuno scrive una cosa che non vi piace, non necessariamente va insultato. Perché a volte una notizia può, o una voce, un'argomentazione, una fonte, può non piacere, ma non è detto che sia inventata. Cioè, ecco, poi c'è chi fa sciocchezze o scrive cose a buffo, anche mediamente malfatte, e malfatte, si nota anche, sì, no? Quando uno fa polemiche sterili tanto per farla, è ok, detto che poi bisogna anche avere la certezza che sia così, ma te è quantomeno una persona seria. Poi
tutto questo. Noi speriamo che possa essere poi vero, il giusto. Scrivi anche per la Repubblica, che non è esattamente www.cotumaccio.eu. Ti posso dire, non sempre purtroppo la testata è una garanzia sulla firma. Non mi sento di fare figli e figliastri. Ci sono firme molto serie su giornali molto piccoli e il contrario su giornali molto grandi. Non è tanto questo, però lo conosciamo una persona che non scrive tanto per far polemica. Cioè, purtroppo a volte ha notizie dure, ma speriamo ora intanto di capire come stanno le cose, che non siano esattamente così. Dopo aver rifilato il nostro invito, tirate. Matteo Pinci non esiste più come professionista. Vabbè, vediamo, sono immagini di pecore sul sito www.cotumaccio.eu. Immagini di? Cioè, io tra la sedità di Cotumaccio e quella di Rocchetti non so niente a chi diresti. Ma c'è ragazzi. Giordano stamattina. Non è Ciandrino. Sì. Vabbè, mandi un bacio a Los Angeles con me stamattina. Mando un bacio a Los Angeles e un abbraccio anche a Matteo Pinci. Si gioca. Ma l'hai massacrata Los Angeles l'altra settimana. Continua a dire che non mi fa impazzire. Cotumaccio. Ma quando ci sei stato? Ci hanno mandato anche dei video. Posso giudicare città senza averle viste? No, ci vai e poi giù. Ah no? Oddio, da riflessi fotografici, filmati e cose, si può fare anche qualcosa. Però insomma, ce n'è di. Era bella da quelle parti. Ma vabbè, noi viviamo a Roma, quindi capisci che alla fine Bongi, tutto il resto del mondo per me potrebbe sparire se parliamo di bellezza. Però ogni posto ha il suo perché. Los Angeles, Roma, artisticamente non è il top, questo lo sanno i muri. Andate al mercato di Camden perché. Che mercato? The Camden, Londra. Ci sono stati, ragazzi, Paolino, Camden Town. Ti ricordi, Paolo? Poi belle notizie ricevemmo, sì, in quel frangente. Io come apro sta roba quando si capisce se vai poi non puoi tornare a niente. Intanto a Londra ci dovrei andare subito, che manco da tipo 3-4 anni. Troppo. Momento peggiore della vacanza. Mamma mia, davvero. Però una gran vacanza. Sì. A Camden, Paolo, è stato un momento peggiore? Sì, che Paolo ha ricevuto la notizia dal fisco, che insomma non è stata. Mentre è stata a Camden Town. Mentre stavamo a Camden Town. Che ricordo spiacevole, ragazzi. Una PEC dal fisco. Guardai camice vinta, soprendo un vinile, aveva PEC del fisco male. Ma perché tu apri le PEC mentre sei? C'è il telefono nello zaino. Ma lì che ti abbiamo preso il vinile, ti ricordi? Cioè, no, non lo puoi sapere, però. Immaginavo, però. Anche esatto, perché io poi commissione ho detto: Camden Town non mi portare un vinile, ve meno, ve pisto. Sono gli unici due per ora che mi hanno dato retta. Però questo agli atti lo devo mettere. Diamine. Dei Beatles. Bellissimi. Dei Beatles. Sì, bello, bello. Ti abbiamo portato Abbey Road? Gli Spiders. Quello che attraversa una strada. Abbey Road, assolutamente. Sì. Attraversa una strada. Attraversino la strada. Che roba è, Valentina? Attraversa una strada. Attraversano le strisce pedonali. Qui dentro di tutti i scampanali. Nella strada di Abbey Road. Attraversa la strada, uccise Abbey Road così. L'album più venduto di sempre, ragazzi. Vanno anche un po' ridimensionati queste robe, però no? Non credo sia l'album più venduto di sempre. Sì. Forse poi si montano la testa e capito? Riuscivo in 5 minuti in radio, fantastico. Insomma, Nino D'Angelo è l'album più venduto di sempre. No, non di un solista. Riccardo, scusa, fermi, ti sta parlando da solo. Allora, no, l'album di un solista più venduto è quello di Michael Jackson, Thriller, credo, sì. Di un gruppo, credo, a CDC, ragazzi, ma Bad è uno dei pezzi più belli di sempre. In forma di Riccardo, non dare notizie. Beat It è proprio il mio preferito su tutti. Credo che un pezzo che mi casa più di quello e comincia a fare tutte le capriole. Pare se la lottino a CDC e i Pooh con Parsifal. Ma dai! Tra l'altro, grande album. Ma perché poi tu sei un fan dei Pooh? Io amo questa cosa, è nato vecchio. Cioè, capito? Guardalo in faccia e capisci. Guardalo in faccia. Lui tra ragazzo. Tra il 2001 e il 2005 ti fa Valentino Rossi ed è un fan dei Pooh. Io veramente. Sempre stato un fan dei Pooh. Strane persone. Però dei primi Pooh. A CDC, Back in Black. Avete visto? Ragazzi, io c'ero. Sparaci d'uno. Ad Andrei prima della super classifica, forza, facevola. Sparaci due note e sono i 10. Ma ditelo che non potete far parlare biafora voi. No, Sandro Canfora, non metterla così, però che ogni volta chiamate titolo. Ma non so, cioè questi mi fanno mai parlare. Ieri sera a Torino te l'ha incartate Rubentino. Stavi a marzo con furore, mo te ritrovi col bruciore. No, lo stomaco a posto. Vabbè, senti Andrino, andiamo con la super classifica. Che? A posti da Fonseca e Zaniolo sono. Ma da dove parla? Io mi avvicino al microfono. Ma non si è capito niente, Matteo. Ma da dove stai a parlare? Da sgabuzzino, ti hanno rapito, zia Diccero, cosa è successo? Liberate Matteo, non si capisce nulla. Allora. Ragazzi, posso dire una cosa? Prego. Beh, sì. Dall'entourage, attenzione, Zaniolo, occhio, attenzione. Sono molto felice di questi articoli. Bomba, usciti questa aia. Mattina. Per niente, scusa, però Paolo, perdonami. Niente. È chiaro che dall'entourage di nessuno sono contenti su articoli spiacevoli. Poi se la vedranno subito. Loro con chi fa gli articoli o meno. Bigorelli, io mi sono pure rotto le scatole che in questa diamine di città, invece di parlare di qualcosa di carino, si parla sempre di monnezza. Cioè, dicono, e qua non è che sia colpa di Matteo, però, che c'entra niente. Io non so, qua solamente i stracci delle lavandare girano. Non c'è mai una
una cosa carina. Vigorelli contro Pinci in diretta su Teleradio Stereo. Abbiate il coraggio di farlo, Vigorelli e Pinci. Intervenire in sarebbe una bomba comunque. Ma magari. Sarebbe una bomba. Sì. Quando Matteo ha finito con gli operai, se Vigorelli vuole, ma magari. Posso fare i tramoderatori di queste grandi discussioni, dibattiti, straordinaria, straordinaria. Italo, puoi lanciarmi la superclassifica post? Buonasera, Claudio Fragorelli. È mattina, Italo. Sta Los Angeles Pro, Matteo Da Vinci. Ce la lancia lei la superclassifica? Italo, lanci la superclassifica. Una grandissima superclassifica dei Frost. Ma il prosecco. No, due dei Frost. Il prosecco, prosecco. C'è da bene. C'è due goccette, grazie. Due goccette, ma cosa? Su Frost comunque ho temuto veramente il peggio. Frost, falla veloce che c'è. No, chiediamo semplicemente chi Vincenzo Spadafora, bellissimo. Spadafora. No, abbiamo semplicemente chiesto, Biafora, secondo voi la Roma arriva quinta, partiamo con i commenti seri. Il sondaggione, Serissimo. Ma no, falli te, scusa. Complimenti. Te sta più poco per culo comunque. No, perché sai che c'è Paolo. La qualità del sondaggione. Allora, Paolo rientra in quella categoria di persone che crede che nei post di Facebook bisogna chiedere situazioni filosofiche, no, e porre quesiti filosofici. Bello, ma la vita come la vedete? La Roma arriva perché qui. Paolo è convinto che se io scrivessi, ma secondo voi la Roma dovrebbe giocare con quattro esterni bassi, alti, offensivi? Quattro esterni bassi non sarebbe male. Sarebbe un bel posto anche perché dice che forse a coppie fanno la differenza, visto che singoli fanno schifo tutti. Bassi. Un modulo innovativo. Vabbè, comunque rispondiamo con Cirilli Giampiero. Succotumaccio.eu. Che gran sito peraltro, che fa più click del tuo, tra l'altro. Sito porno che non esiste, www.nanetti.it. Eppure questa è una cosa di Paolo Nanetti, grazie. Paolo Nanetti, grazie. Che vergogna in un campionato ridicolo. Se c'è, dice bene, arriviamo 5. Complimenti a chi ancora oggi difende questa proprietà, la peggiora di sempre. Come fa il professorino? Io leggo quello che scrivo. Sottolinei. Sei odioso, Riccardo. Sei fastidioso. Veramente. Smettila. Io non posso più sopportare tutto questo. Io forse lascio la trasmissione. Ma ancora te sei andato? Dici tutti i giorni, illudi. Io forse faccio un passo indietro, ragazzi. Raffaele Greco, che lo specifichiamo, non proviene dalla Grecia, ma è italiano. Non è ateniese, diciamo. Non è esatto, né spartano. Il telefono, ma che sta succedendo? O Spartaco. Magari sarebbe il massimo dopo una stagione nata male. Se c'era un altro allenatore, potevamo arrivare anche quarti. Invece, con questo allenatore meriti di arrivare nono in classifica. Fabrizio Baldi, io sarò sognatore, ma spero di vincere l'Europa League, così oltre ad avere un trofeo andiamo di diritto in Champions League, sarebbe il massimo. Poi commenti rabbiosi, Roberto Vizzaccaro, quinti o sesti poco cambia, la squadra è mediocre, l'importante è non arrivare settimo, altrimenti devi fare il preliminare, per quanto a noi i preliminari, Alessio, non è che... Ma magari una vita di preliminare. Eccoci qua, Max Fargo, quinto, sesto dicembre. Che Stefa? Che cos'è? No, guarda, pensa, è andata su, l'hai presa. Sta cercando di ammazzare Zanzara, ha fatto un casino, no, ragazzi. Io quinto, sesto posto, come avevamo pronosticato io e Baldini a inizio stagione, ovvero quelli che almeno un poco capiscono di calcio non sono in malafede. Bastava vedere le campagne acquisti e le formazioni di tutte le squadre. Volete che vi dica come va a finire l'anno prossimo? Meglio di no. Chiedete a Baldini, è più affidabile. A quanto pare Max Fargo ha un rapporto di intimità con Franco Baldini. Sei geloso di questo? Un pochino sì. Però intanto io ci vado in Sudafrica e Max Fargo non ce va, io ce vado. Ma dovremmo andarci tutti, che bellissimo. Chiudiamo con il commento, come al solito, di Paolo Maledei. Ciao Paolino. Mi auguro che arrivi quinta, soprattutto per un motivo. Ho scommesso su questo piazzamento la mia prestigiosa collezione di vinili di Marco Armani e Tiziana Rivale. Bello. Paolo, vuoi fare un in bocca al lupo a Maledei? Ragazzi. Complimenti, che Paolo. Dramma, ragazzi. Beh, ringrazio tutti per aver collaborato alla stesura della super classifica post. Tra l'altro la rubrica più attaccata di sempre. Vabbè. Per questo ringraziamo Paolo.